Personaggi incredibili, perché questo video lo sto registrando subito dopo il primo incredibile. Nello scorso episodio abbiamo fatto la prima missione, abbiamo provato i primi personaggi incredibili, lo stile di combattimento mi piace molto, puoi fare le combo sus. Abbiamo provato la signorina Alexandrina Sebastian, che usa i pupazzetti sus in stile Godoverse, quindi è parte della community incredibile. Però adesso dobbiamo provare tutti gli altri, così ci danno pure qualche risorsa sus. Io voglio provare assolutamente lei. Questa dovrebbe essere quella che lancia le bombe. E come dicevo nello scorso episodio, lei è molto famosa nella community. Allora, lei che fa di particolare? Lei è physical damage. Ok, più attacchi più lei aumenta le sue stack. Ed è elettro pure lei. Ammazzala pure lei. Spara tantissimo. Ragazzi, ma è una combo machine incredibile lei. È Billy sotto steroidi. Ok. Oh, dai, usiamo Nicole, va. No, voglio provare Nate. Eccola. Ok, Nicole è molto slow, però dovrebbe essere support, quindi. No, lei mi piace da morire, oh. Beh, Nicole, ragazzi, tanta roba. Ma lo sai che lei è spicy? Ragazzi, ma solo io vedo del potenziale incredibile in questa signorina? Wow, ragazzi. Guardala! Sono senza parole, ragazzi. Questo team è assurdo, eh? Dai, wow! Dai, ragazzi, forse è meglio della Spooky Girl. Se posso deciderne uno tra tutti questi, lei è veramente spicy. Mi piace tantissimo, è ancora più frenetica della Spooky Girl. Proviamo lei che dovrebbe avere tipo il martello sus, vai. Che poi io sto dicendo che ce ne regalano uno, ma magari ce li fanno solo provare così, eh. Però di solito un 5 stelle te lo regalano sempre, eh. Ok, lei fa attacchi di fuoco. Ok, è molto più slow dell'altra. Carino, lei fa queste combo estreme, quindi devo premere triangolo e poi continuare a premere quadrato. E lei tecnicamente dovrebbe fare una combo speciale. Carino, vedi che evoca l'orso? Carina come cosa. Ok, testiamo nel combattimento normale con gli altri. Vabbè, ma l'orso quanto è bello. Dai, vabbè, l'orso sicuramente è un tank, perché mi dà l'idea di tancone, eh. Guarda l'orso, che bestia! Questo è il team di fuoco, praticamente, mi piace. Ok. Non è male lei pure, eh? Ah, ti dirò, non è la mia preferita, però sus. Vabbè, ragazzi, l'orso è inarrestabile. L'orso, ragazzi, se ti prende, non c'è speranza di salvezza, ragazzi. Wow! Guardalo! Comunque adoro il fatto che puoi switchare in continuazione i personaggi senza dover perdere tempo come in Genshin quei 5 secondi, mamma mia. Ragazzi, guarda che cavolo di combo puoi fare. Bellissimo, cavolo. Adoro. Guarda, posso switchare in continuazione, guarda che roba. Che spettacolo. Vai, facciamo la ulti dell'orso che mi piace tantissimo. Ah no, lei ha fatto la ulti in collaborazione con l'orso. Dai. Mazza, che combo assurda. Ragazzi, state vedendo il delirio? Ok che è resistente questo tizio, ma stiamo facendo delle combo allucinanti, eh. Oh, ragazzi, senza senso. Vabbè, ragazzi, sono sorpreso dal potenziale di combo di questo gioco. Vabbè. GG, ragazzi. Ok, testiamo la Nekova. La sua mossa è che può schivare velocemente e fare attacchi molto veloci. Beh, giustamente è una gattina. Ok, vabbè, velocissima. Ok.
Wow, mazza quanto meno. Ok, pure lei stordisce. Va bene, carino. Mazza, velocissimo. Guarda che attacco assurdo questo. Wow, ma usa le lamette sus. Ma che carina. Beh, la ulti è spicy, eh. Ragazzi, devo dire che... ah, questo è l'altro personaggio che hanno messo, che non l'avevo mai provato. Vi devo dire, ragazzi, che sono tutti personaggi molto carini, devo dire. Pure lei, ragazzi, fa dei critici assurdi, eh. Critta che è una meraviglia. Wow, ma pure questa mena, eh. Take it easy. Questa, ragazzi, me la come fa però la tipa con l'ascia, eh? Ecco qua. Ah, questo c'ha l'emo da toro, carino. Facciamo la ulti di lei. Vai, gattina, vai. Dai. Cioè, lo puoi stannare veramente a vita questo tizio. Wow, ha veramente un potenziale di combo questo gioco allucinante. Ora vi dirò, sono talmente belli i personaggi che è difficile scegliere quale fare, lo sai? Com'è la ulti sua? Wow, mena pure questa, eh? Ragazzi, GG Soldier 11. Ok, soldato 11, va bene. Che poi lei assomiglia all'altra tipa, no? Che usa la spada elettro. I suoi attacchi fanno danni di fuoco. Va bene. Mazza, questa mena? Ah, ok. Se usi triangolo una volta, lui prende permafuoco a vita. Va bene, figo. Wow. Forse preferisco questa alla tipa di prima col martello. Vabbè, come al solito abbiamo l'orso e allora abbiamo vinto. Easy peasy. Mazza quanto mena questa, ragazzi. Fai la ulti. Wow. Wow. Chissà come funzionano gli elementi in questo gioco. Se funzionano come in Genshin oppure no. Ragazzi, ma questa qui mena che è una meraviglia, eh. Grande orso, fratello. Ragazzi, sono sorpreso dal potenziale di danno della tipa con la spada di fuoco. Boh, senza senso, ragazzi. Vai, ulti dell'orso. Balù. Assurdo. Lei è troppo forte, ragazzi. Comunque il design dei nemici è veramente spicy, eh. Grande orso. Vabbè, l'orso è fantastico. Soltanto io vedo che questa tipa che fa una spadina di fuoco fa dei danni assurdi. Non so se è una coincidenza, forse fa più male su questo tipo di nemico. Però ragazzi, mi sembra assurdo. Ragazzi, tanta roba. Veramente tanta roba pure lei. Forse la mia preferita per adesso è paradossalmente questa tipa con la spada di fuoco e la tipa che lancia la granata come ulti, per capirci, quella che abbiamo provato all'inizio puntata. E questa qui. Sono indeciso tra Grace e Soldier 11. Vediamo un po' il lupacchiotto, va? Io di lui so che va forte con i team Freeze. Infatti io che volevo la scuoletta dovrei prendere tipo lui, perché lui va d'accordo con la scuoletta. Ok, lui fa i suoi attacchi di ghiaccio, va bene. Wow, velocissimo il lupacchiotto, eh. Wow. Ah, ma tipo se fai le combo sus può continuare all'infinito lui? Cioè se tu premi fisso quadrato lui alza la gambetta e continua ad attaccare. Va bene. Ok.
sì, se premi il triangolo lancia i nemici in aria. Va bene, figo. 9 su 10 lo mettono in un team freeze, come vi dicevo poco fa, vai, vai. E invece no. Ok, mi ha sorpreso, me l'ha messo in un team completamente diverso. Wow! Ammazza che animazione assurda! Questo è l'altro personaggio che ci hanno regalato? Ti piace? Ma usa una motosega, ma dai, serio, una maid con la motosega? Siamo seri? Sì, siamo serissimi. Non si scherza, ragazzi. Maid con la motosega, ragazzi. Futuro. Guarda che combo assurde! Hai visto che mossa simpatica che fa quando switch in lei? Ok, è il momento di eliminare questo personaggio stravagante sus. Credo di aver fatto un doppio parry. Ulti del lupo. Dai. Wow. Ok, dai. Non so se l'abbiamo stannato, però abbiamo fatto delle mosse sus. Adoro il fatto che puoi fare questi specie di mega parry all'improvviso, che è molto figo. Dai. Ragazzi, tanta roba. Molto carino, ragazzi. Veramente, veramente carino. Abbiamo provati tutti. E questa è la squaletta. Allora, io però non so come devo fare, amici. Poi facciamo 10 pull sul banner della pesciolina. Magari troviamo qualcosa. Mi sa niente abbiamo trovato. Prima summoning assoluta, ragazzi. Mi sa abbiamo trovato qualcosa di viola. Ok, un'arma. Un'altra arma. Ma che strano che le armi sono delle sfere. Un'altra arma. Un'altra arma. Un'altra arma. Tutte uguali, tutte sfere, va bene. Un'altra sfera, va bene. Belle. Mi piacciono queste summon di Zeleton Zio. Beh, diciamo che a livello di adrenalina sono le summon peggiori di tutti i giochi gacha che ho provato fino a mo'. Ah, meno male, grazie. Ho trovato Sokaku, che lei dovrebbe essere forte con i Team Freeze. Va bene. Cioè, è carina l'animazione dei personaggi, però trovare tutte queste sfere è un po' deprimente, ve lo dico, eh. Vabbè. Ok, proviamo questa pure. Ce n'ho 8 tipo. Ok. Abbiamo trovato di nuovo tutto blu e un viola. Che facciamo? Schippo? Non so se skipparla, ragazzi. Non è che sono divertenti come Sammo da vedere, sono molto tristi. Cioè, è bello quando trovi il personaggio, ma altrimenti tutte queste sfere è un po' deprimente, amici. Ho trovato una sfera viola, vabbè, meglio di niente. Qui non possiamo fare più niente, possiamo fare un'altra di queste da poveri, vabbè. Skippiamo, che dite? Un'altra sfera, vabbè, meglio di niente. Ne abbiamo 5. Facciamo le singole, che dite? Oh, abbiamo trovato lupo. Non male. Praticamente posso fare il Team Freeze senza Ellen Joe, vabbè. Se può fa. Non è andata malissimo come prima botta dei summon, possiamo dire, dai. Ah no, possiamo comprare qualche summon come su Genshin, vero? Possiamo comprare tipo 4 di questa almeno? Ok, abbiamo qualche altra summon. Allora, possiamo farne altri 2 in questo banner qui. Ok, niente di che. Un'altra qui. Va bene, quindi qui l'abbiamo finite. Possiamo fare altre 6 summon nel banner di LNG. Tante volte la troviamo. Dai, 6 single, magari la troviamo, a culo. Niente. Sfera. Se la trovo c'ho il Team Freeze per lei praticamente. Un'altra sfera. Non credo la troveremo mai. Un'altra sfera. Beh sì, ragazzi, forse l'ha fatto delle sfere è un po' deprimente, ve lo dico sinceramente. Almeno con Genshin hai le armi tutte diverse, però qui è un po' triste. Niente? Niente, sempre sfere. Vabbè.
Ah, abbiamo trovato il tizio con la trivella sus. Vabbè, meglio di niente. No, ci ho creduto tantissimo, cavolo! Abbiamo perso il 50-50, cavolo! Però va bene così, abbiamo trovato la Spooky Gear, ragazzi, era destino che la dovevo trovare. Abbiamo garantito il prossimo 5 stelle quando mai sarà. Va bene, ragazzi, ci sta. Era destino che trovavamo la Godoverse reference di Zelenzo Zero, va bene. Vabbè, ragazzi, l'abbiamo trovato, Lupo. La tipa sus... Freeze che andava d'accordo con lei in gioco che non avremo mai, e lei che a sto punto la porteremo su al massimo perché secondo me può regalarci delle forti emozioni. Che animazioni ha lei? Wow, mamma mia signorina, come siamo generose, oserei dire. Qui capirà ragazzi, qua è a fortuna. Quindi il nostro team provvisorio sarà la tipa delle marionette, Lupo Lucio e il trivellone, va bene. Allora abbiamo Story Commission, Combat Commission, Exploration Commission, va bene. Proviamo questa, così a caso. Perché dai, lei mi piace tantissimo, eh. Ma che sono questi nemici assurdi? Guarda che design assurdo! Wow! Ripeto ragazzi, questo team magari non c'entra assolutamente niente, lo sto proprio sperimentando così. Per goliardia. Per carità, lei mi piace tantissimo come... come design spooky, quindi magari ha senso, eh. Ok. Big boy, questo è grosso, eh? Ok. Ok, mi sta dicendo che questo tizio fa attacchi sus potenti, però noi attacchiamo in maniera pesante. Ok. Mi piace tantissimo come schiva lei, eh. Ok. Per adesso ragazzi sta andando giù, eh. L'abbiamo scioccato. Facciamo la ulti di lui. Ragazzi. GG. Ah, ci ha detto che siamo stati bravi nel combattimento. Abbiamo finito la missione. Ok, beh, siamo stati bravissimi. Abbiamo fatto 3 stelle su 3. E se volessi fare Exploration Commission? Queste invece sono di esplorazione. Quindi qua immagino posso trovare risorse spicy. Ok, abbiamo premuto un pulsante. Si è aperto un altro passaggio, va bene. Prendiamo questo oggettino. Ma che succede se vado da quello? Cioè, affrontiamola sta creatura sus che ci segue. Ma secondo me, dai, potrebbe regalarci forti emozioni. Vabbè, il fatto che hanno pure le intro è adorabile, eh. Lei ragazzi proprio Godoverse all day every day proprio, eh. Vai Spooky. Sono 2 potere elettrico e 1 potere di ghiaccio, che magari potrebbe essere una combo simpatica. Ok. Ok, andiamo avanti. Perché poi sono 2 da vicino e 1 da lontano, no? Con i suoi attacchi spooky. Ragazzi, il lupo mena che è una meraviglia. Oh, ma loro 2 lo sai che vanno forti in combo, sti 2. Wow, ragazzi, voglia correre qui. Ok, dobbiamo arrivare laggiù in qualche modo, va bene. Facciamo la ulti di leva. Ok. Ragazzi, danni importanti. Danni veramente importanti. Sì, lo dobbiamo spingere, ma che cosa fighissima. Lo dobbiamo mettere qui. Poi dobbiamo andare qua, lo mettiamo sopra. Si apre il pulsante e possiamo andare sotto, fantastico. Veramente, veramente carino. Sì, devo sicuramente voglio provare altri personaggi, perché secondo me questa Spooky Girl con questo team di loro 2 non ci azzecca tanto. Devo provarne qualcun altro. Qualcun altro personaggio che fa danno da vicino.
tipo Sokaku, quella che abbiamo trovato nel banner, potrebbe essere superiore alla tipa Spooky. Ok, molto bene. Un sacco di risorse, ok. E se volessi fare una missione di storia pure? Ah no, non la possiamo fare perché dobbiamo andare a parlare con qualcuno qui fuori. Va bene, andiamo. Ah, ok, dobbiamo tornare dal nostro amico che cucina, che ci fa i noodles in maniera sus. General Chop, ammazza che nome cazzuto. Guardalo, come prepara i noodles con una facilità imbarazzante, guardalo. Wow, Food Wars proprio. Immagino le cose si sblocchino mano a mano che andiamo avanti. Signorina, tutto bene? Che sta guardando al telefono? Questi giovani che guardano sempre TikTok, mannaggia. Però adesso ho paura di comprare cose sbagliate, quindi mi sa che non compro niente. Però vende cose simpatiche la signorina. Ok, mi ha scritto un tizio che si chiama Wise. Ah no, Wise è il tizio di prima, va bene. Bro! No, devo rispondere bro! Voglio fare almeno la missione di storia numero 2, ragazzi, e poi ci salutiamo. Adesso cambio, al posto di lei metto lei. Proviamo questa variante del team. Questa secondo me potrebbe essere meglio, perché abbiamo due elettro e un ghiaccio, però tutti e tre menano da vicino. Quindi secondo me potrebbe essere spicy. Vediamo un po'. Adoro il fatto che noi vediamo questo, però gli operatori si muovono sul campo, no? Vabbè, affrontiamo subito sta minaccia, così almeno abbiamo strada libera. Secondo me questa combo potrebbe essere superiore a quella di prima, eh? Ok, questo è andato. Ok. Dove sta andato? Dai. C'è un tizio che lancia le cose sus, eccolo. Eccolo. Non credo proprio, fratellino. Vai, lupo. Grande, il lupo fa un danno assurdo. Dai. Facciamo la ulti sua, che secondo me fa del danno importante. Infatti. Vai. Ragazzi, questa è una bomba importante, eh? Ok, l'abbiamo scioccato. Dai. Andato, vai. Abbiamo perso contatto con loro. Sus. Belle, why did you disconnect? I didn't disconnect. I got kicked off. The connection between the HDD and the hollow was severed. Particolare, ok. Start a debug now. Right. Siamo stati hackerati, sus, attenzione. It's no use. I've tried everything. I can't restore the connection. Dobbiamo andare di persona. The hollow shouldn't so easily affect the HDD. Lui mi dà più l'idea di un uomo con una lunga esperienza. Lei invece mi sa più alle prime armi con queste cose. Non so perché gli hanno fatti questo dislivello. Poi magari hanno la stessa età, eh. C'ha due occhiali tipo panda lui, mi ricorda. Assomiglio io quando la sera edito i video fino alle 4. Ok, adesso siamo Nicole. Ah, ecco, adesso siamo nei panni loro, che giustamente non ci sentono più e dicono: che fine abbiamo fatto? Ok. Grande Nicole. Allora, Nicole è molto slow, però può regalare forti emozioni. Sicuramente regala forti emozioni. Lei praticamente dalla valigetta lancia dei buchi neri, praticamente, senza senso sta cosa, va bene. Cioè, abbiamo fregato questo hacker sus semplicemente cambiando account, cambiando nome, lui non ci ha riconosciuto e quindi siamo passati con una mossa vincente a sconfiggerlo, va bene. Molto forte. Ok, aspetta, qui c'è un enigma sus che va risolto. Allora, ok, posso fare questo? Ok, una la mettiamo sopra quella, una sopra questa e una sopra questa. Ok. Dovrebbe funzionare. Ora che abbiamo fatto questo possiamo andare qua. Dai. Molto bene. Ok, riconnettiamoci a Nicole subito. Ragazzi, mi sono alzato un attimo, ho acceso la luce perché secondo me sta cominciando a far buio. Sono le 2:30, ragazzi, devo ancora mangiare. Però voglio assolutamente finire questo video incredibile.
Sono contento, ragazzi, mi ha divertito molto più del previsto, eh? È un buon segno, eh? Diciamo che secondo me questa è la risposta intelligente di Genshin, come dicevo nell'altro video, a Wuthering Waves. Dai. Dai, è forte. Comunque il lupo, dite quello che vi pare, ma mena come un assassino il lupo, eh. Poi abbiamo Trivella Joe che ci regala forti emozioni. Sì, secondo me questo team gira molto meglio senza la tipa Spooky. C'è partita. Dai. E andiamo al boss finale del livello, ipotizzo. Vai. 9 su 10 è il boss che abbiamo incontrato nello scorso episodio, quello con la lancia. Dai, forza, cerchiamo di raggrupparli tutti, così facciamo prima, eh? Eccolo qua, vai. Go, 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 go! Spicy. Dai, che combo assurda. Dai. Amico mio, stai buono, eh? Non credo proprio. Mi viene da fare sempre la ulti con lui perché fa un danno assurdo. Ecco qua. Dai, eccola qua, valigetta. Non credo proprio di Lucky Day. T'ho detto che c'era lo stesso dell'altra volta. Fortissimo lui, oh. Grande Nicole, faglielo vedere. Il cannone, ovviamente, ragazzi, il cannone. Questo, ragazzi, è duro, eh? Duro, duro. È molto spicy, eh? Fa anche del danno importante. No. No. Ok. Lupo. Vai, ulti del lupo, dai. Vai, lupo lucio. Damn, that's damage, bro. Ora trivellone incredibile. Un po' di colpetti sus. No. Non c'è prova. No. Dai, no, ce prova. No, ce prova. Vai, ulti del lupo da nuovo. E per finita. Dai, torna a casa, va. No, come cavoli. Mi ricorda Mona lei tantissimo perché adora i soldini. Ok, dentro c'è un chip sus. Ah, se lo mette in testa? Va bene, ora vedremo delle cose sus. Ok, è diventato Super Saiyan. Ok, abbiamo fatto tutto quanto. Abbiamo preso punti sus. Vabbè, ragazzi, GG veramente. Ah, ok, filmatino, ragazzi. Ragazzi, questo episodio non finirà mai. Sono quasi le 3 e ancora non ho mangiato. Ok. È un filmato sus del passato, futuro, non lo so. Beh, sì, forse è il futuro. Ok, ragazzi, quel filmatino è stato un pochino ricco di ansia, però vabbè, ci sta, dai. Ragazzi, vi devo dire che ho una fame bestiale, è tardissimo, però il gioco è veramente, veramente carino, non vedo l'ora di portarlo anche prossimamente con altri episodi super godosi, cercando di trovare qualche personaggio sus. Mi dispiace per la squaretta, perché sinceramente mi piaceva da morire, ma che dovete fare? Ragazzi, che cosa con voi? E ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video.